あ <music> Il profeta Isaia, grande uomo politico di Gerusalemme vissuto nell'ottavo secolo, è all'origine del rotolo che porta il suo nome. Ma solo la prima parte può essere attribuita a questo grande autore. Egli ha cominciato a scrivere un proprio memoriale che chiamiamo libretto dell'Emmanuele e occupa i capitoli 6-9 del suo libro. Si chiama così perché al centro c'è la promessa della nascita di un bambino che il profeta propone di chiamare Emanuele. Era un po' una costante in quest'uomo la scelta di nomi simbolici. Anche ai suoi due figli Isaia aveva dato degli strani nomi. Il primo lo chiamò Seariashuv, un resto ritorna, per indicare una profezia concreta. Quel bambino, mentre viene chiamato con quel nome, ricorda che di Gerusalemme, del popolo di Israele, ne resterà soltanto un resto. E il secondo ha un nome ancora più minaccioso, per noi è quasi impronunciabile, Maher Shalal Kashbaz. Quattro parole. Pronto bottino, preda veloce. Povero bambino deve portarsi un nome tragico addosso, come dire la nostra realtà sarà presto saccheggiata se non ci fidiamo del Signore. Quello che il profeta propone è proprio un atto di fiducia, ritenere che il Signore Yahweh il Dio di Israele sia affidabile, sia un fondamento solido e sicuro. Al re Akats, che aveva paura per la guerra siro-efraimita, il profeta ha annunciato a nome di Dio la nascita di un bambino. La giovane donna ti darà un figlio. Tu dagli il nome Emanuele, che significa Dio è con noi. E vedrai che veramente il Signore è con te e quei due re che ti fanno paura spariranno. Prima che questo bambino raggiunga l'età di ragione, i motivi della tua paura non ci saranno più. Fidati. Quel bambino nacque veramente. Non lo chiamarono Emanuele, lo chiamarono Ezechia. E comunque gli diedero un nome significativo, perché contiene la radice del nome proprio di Dio, Yah, e la radice del verbo aiutare. Ezechia significa il Signore aiuta. Akats morì giovane. Ma quei due re erano stati eliminati prima di lui. Rimase un erede al trono, il piccolo Ezechia. Salì al trono quando aveva circa otto anni. Isaia probabilmente fu una specie di tutore. Un personaggio di riferimento per la educazione e la formazione di questo giovane re. La casa di Davide, la dinastia derivata dall'antico re che il Signore aveva scelto e a cui aveva garantito un regno perenne, ha resistito superato quel tentativo di colpo di Stato, il re Assiro Tiglat Pileser, che stava conquistando il mondo, era arrivato a conquistare le regioni del nord, aveva fatto sparire la Siria, il regno di Aram, e aveva conquistato le regioni della Galilea. Stava arrivando su Samaria e nel giro di qualche anno l'avrebbe conquistata e distrutta. Ma Gerusalemme rimase prodigiosamente incolume. In mezzo a questa tempesta dell'imperialismo assiro, nonostante i danni di guerra, i forti tributi, Gerusalemme non fu distrutta, la dinastia sopravvisse. E Isaia poté ripetutamente ripetere nel corso della sua vita, nei quarant'anni del suo ministero, ve l'avevo detto, vi accorgete che avevo ragione? Il Signore è il nostro fondamento, ma se non crederete non avrete stabilità. Per essere stabili bisogna fidarsi del Signore. Quando il piccolo Ezechia salì al trono, il profeta Isaia compose una specie di poema di intronizzazione, che noi possiamo leggere al capitolo 9 del suo libro. È un testo molto bello e anche famoso, se non altro perché lo sentiamo proclamare. Tutti gli anni nella Messa di Natale, nella Notte Santa, come prima lettura, ascoltiamo questo oracolo di Isaia. Parla della nascita di un bambino, ma in realtà non sta parlando della nascita vera e propria, ma della ascesa al trono. Un re nasce quando diventa re. Inizia il suo compito regale in quel momento e mentre sale al trono è come se nascesse. Inizia una nuova vita. In quella occasione... Siamo probabilmente nell'anno 721, il re che sale al trono è un bambino di pochi anni. E quindi si può parlare veramente di un bambino incoronato, a cui è consegnato il segno del potere. Leggiamo questo testo, cerchiamo di comprenderlo un po' meglio. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano, la regione. Degli stranieri, la curva dei goyim, la Galilea delle genti. L'inizio del poema è geografico, fa un quadro della situazione, evoca il nord di Israele come il territorio delle tribù di Zabulon e di Neftali. Gli Assiri hanno conquistato quella regione. Il Signore ha umiliato quella terra in passato. Ma adesso sta avvenendo qualcosa, dice il profeta, che cambierà la situazione. Per il futuro il Signore renderà gloriosa la via del mare, la striscia costiera di Israele. Oltre il Giordano, la strada che continua attraverso la Galilea passa il Giordano, proprio la regione dei Goyim, degli stranieri. Il termine regione, distretto in ebraico si dice Gilil e da qui deriva la parola Galilea. È la regione abitata dai pagani. Il Signore in futuro renderà gloriosa questa terra. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia. Hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. È avvenuto qualcosa che cambia la situazione. C'è un popolo che camminava nelle tenebre, ma adesso ha visto una grande luce. È una situazione di morte che è cambiata in una condizione di vita. Quelli che abitavano in una terra tenebrosa hanno visto spuntare la luce. È una immagine comune parlare del buio, della tenebra, della notte, per dire che le cose vanno male. E l'annuncio di una luce che spunta, che sorge, che illumina. È modo per annunciare la soluzione, la liberazione da quell'angoscia. Il Signore ha moltiplicato la gioia, ha reso possibile la letizia e la gente che prima era mesta, triste, afflitta, adesso esulta. Due sono i paragoni come si fa una festa popolare alla fine della mietitura. Terminato il momento del raccolto, grazie all'abbondante mietitura, il popolo fa una lunga festa, esulta e gioisce, oppure quando spartiscono la preda. Immagine di caccia, altra festa popolare. Hanno organizzato una battuta di caccia, hanno preso tanta selvaggina e alla fine fanno una grande festa e si dividono l'abbondante preda. Adesso è questo momento di esultanza. Ma perché? Che cosa è successo? Per tre volte, i versetti seguenti iniziano con un poiché. Per tre volte il profeta spiega la causa di questa luce, di questa gioia. Poiché il gioco che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian. Tuo oh Signore hai fatto qualcosa, tu sei all'origine di questa luce e di questa gioia, tu hai spezzato la sbarra che opprimeva le sue spalle, il gioco che lo teneva oppresso. La terminologia che adopera Isaia è proprio quella tecnica dell'esercito assiro e fa riferimento ha l'abitudine di deportare i prigionieri resi schiavi, legandoli ad una sbarra messa sul collo, un bastone di ferro che, come un gioco da animali, schiaccia la persona, lega le mani e costringe a camminare in una posizione scomoda, legata, in modo tale che i prigionieri non possano scappare. Il Signore ha spezzato questo bastone, ha liberato il popolo del giogo, come era capitato nel giorno di Madian. Riferimento epico arcaico. Il giorno di Madian allude alla vicenda di Gedeone, uno degli antichi giudici vissuto molti secoli prima di Isaia. Lui con un piccolo gruppo di valorosi aveva sconfitto i Madianiti. Il Signore aveva concesso questa vittoria strepitosa e inaspettata. Così, dice Isaia, adesso noi piccolo regno, senza combattere, siamo stati liberati perché il Signore ha spezzato il gioco dell'avversario. Primo motivo. Continua con un secondo motivo. Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Anche qui il profeta dimostra di conoscere bene la tecnica militare del suo tempo e fa riferimento alle calzature dei soldati. Era uno dei ritrovati tecnici dell'esercito assiro, dare delle buone calzature ai soldati era uno strumento bellico significativo per poterli far camminare meglio al Guerrese. Queste calzature vengono raccolte insieme ai mantelli, agli abiti dei soldati macchiati di sangue e se ne fa un rogo. Tutta questa armamentatura militare viene bruciata. Un grande fuoco purificatore. Si elimina questo mondo di guerra. Ma c'è il terzo motivo, quello più profondo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Ecco il motivo fondamentale. Il re della casa di Davide è salito al trono. Il fatto che lui regni è la garanzia che i nemici verranno allontanati, che la guerra finirà, che il male sarà sconfitto. La sua ascesa al trono è una luce che spunta per tutti noi, popolo che camminava nelle tenebre. La sua ascesa al trono è un motivo di gioia che ci porta a fare festa. Il profeta adopera un'espressione poetica chi lanu, chi ben lanu. Un figlio è stato figliato per noi, un bambino è stato dato a noi. San Tommaso riprende proprio questa frase nel Pangelingua, inno di adorazione dell'Eucaristia, nobis datus, nobis natus, dato a noi, nato per noi. Il bambino che è nato per noi è nel linguaggio del protocollo regale della corte di Gerusalemme il messaggio dell'ascesa al trono. Immaginate questo bambino vestito con i paramenti regali che sale al trono, sale i gradini e si siede su questo grande trono di pietra e qualcuno gli consegna lo scettro, un bastone, una mazza ferrata un autentico strumento militare simbolico del potere. Il profeta continua, sulle sue spalle è il segno della sovranità. Questo bastone del comando lo prende sulle sue spalle. Noi siamo abituati ad applicare questo testo a Gesù e facciamo bene. Perché il senso pieno è proprio questo. Ma non dobbiamo dimenticare il senso letterale originale. Il profeta sta parlando di quella concreta situazione di Gerusalemme con un bambino di nome Ezechia che sale al trono. Ma dietro a quel fatto c'è l'annuncio di qualcos'altro. Il profeta vuole dire di più. Forse non lo sa nemmeno lui che vuole dire di più, ma il Signore che lo ispira ha in testa qualcosa di più e lo si capirà solo dopo, lo si capirà 700 anni dopo. Non si può dire, 700 anni prima di Gesù Isaia sapeva tutto, Isaia ha previsto tutto quello che sarebbe successo a Gesù. È esagerato, è scorretta come formulazione. Isaia è un uomo del suo tempo, è un profeta perché sa leggere i segni dei tempi, perché sa indicare la strada da percorrere ai suoi contemporanei, non perché sogna qualcosa che avverrà 700 anni dopo. Pensate che significato potrebbe avere per noi oggi che qualcuno ci dicesse che cosa avverrà fra 700 anni. Che ci importa? E chi può verificarlo? È significativo l'intervento per oggi. Fra 700 anni, forse, se quella parola resisterà tanto, verrà riletta in un altro modo. La meraviglia dei testi profetici è proprio questa, che sono sopravvissuti per una quantità immensa di anni, in una civiltà con pochi mezzi. Queste parole sono rimaste vive non solo perché scritte, ma soprattutto perché memorizzate, fissate nel cuore, trasmesse di generazione in generazione. Finché, nella pienezza dei tempi, quelli che hanno conosciuto Gesù di Nazareth e hanno creduto che lui è il figlio di Davide, l'erede, il re di Israele, rileggono le antiche scritture e le applicano a Gesù in senso pieno, riconoscendo che quello che è capitato era già previsto e tuttavia si tratta di una rilettura, di una interpretazione. L'idea della nascita ci fa collegare questo oracolo alla nascita di Gesù. Ma L'immagine del bastone del comando, segno della sovranità, sulle spalle richiama piuttosto la passione. Sulle spalle di Gesù c'è la croce, che diventa il suo scettro. Il bastone con cui comanda è la croce, che non serve per ammazzare gli altri ma è lo strumento con cui lui sacrifica la propria vita per gli altri. Abbiamo unito insieme in quest'unico oracolo il riferimento al bambino nato a Betlemme e all'uomo morto sul Calvario. È il re, l'erede al trono. È lui che vince i nemici, che spezza il bastone dell'aguzzino, che fa sorgere la luce, che permette la gioia e la festa. E secondo la sua abitudine di dare nomi simbolici, Isaia ne propone ben quattro per questo nuovo re. Propone di chiamarlo Consigliere Ammirabile, Dio Potente. Padre per sempre, principe della pace. Propone di chiamare questo bambino meraviglia di consigliere, come Salomone, l'uomo saggio, l'uomo che sa consigliare, che conosce il progetto di Dio. Addirittura propone di chiamarlo El Gibor, Dio eroe, un eroe simile a Dio come Davide, un combattente forte, padre per sempre, cioè un senatore, un'autorità che sappia essere un padre in modo permanente per il suo popolo, un principe della pace, cioè un politico pacifico, uno che non faccia la guerra, ma costruisca la pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Ecco che compare il riferimento esplicito. C'è il trono di Davide su cui si è seduto questo bambino e inaugura un regno, ma il Signore consoliderà e rafforzerà questo regno e realizzerà queste speranze di pace. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti, l'entusiasmo, la passione del Signore, Dio dell'universo, realizzerà questo progetto di pace. Isaia forse si era illuso che Ezechia avrebbe risolto i problemi. Passando il tempo si accorse che Ezechia non era la soluzione, ma la fiducia del profeta non era riposta in Ezechia, era riposta nel Signore Yahvé, era riposta nell'unico che dà autentica garanzia. E quando da vecchio, alla fine della sua esistenza, si accorgerà che anche il regno di Ezechia fallisce, Gerusalemme, assediata dagli assiri, continua a esprimere la propria fede, la propria garanzia. Al capitolo 11, Isaia espone il suo canto del cigno. Questo è un autentico poema messianico futuro. Non parla di qualcuno in concreto, parla di un virgulto della radice di Yes. L'albero di Davide è stato tagliato. Yes era il padre di Davide. Quell'albero genealogico è stato tagliato dagli Assiri, ma non è finito, perché dalle radici spunterà un virgulto. Quel virgulto animato dallo spirito di Dio, porterà la giustizia vera. Sarà un re futuro, uno che garantirà una pace paradisiaca, permetterà il ritorno al giardino, dove il lupo e l'agnello staranno insieme, dove la violenza sarà superata. Sarà proprio quel re futuro che garantirà il regno di pace, che il Signore solo Può realizzare. Noi riconosciamo in Gesù, questo Re che sale al trono, questo virgulto che garantisce la pace, anche se continuiamo a vedere che non è ancora realizzata questa promessa. Rinnoviamo la nostra fede, convinti che Lui possa, ma se non crederete, non avrete stabilità.